Cosa voglio dire? La ristorazione italiana è una cosa più importante in Europa, anche se il Covid ci ha dato dei grossi problemi sia a livello economico, ma soprattutto anche a livello del personale. Visto che tanta gente che ha lavorato nel nostro settore si è allontanato e abbiamo grandi difficoltà di prendere di nuovo nei nostri ristoranti. Cosa vuol dire questo? Cosa dobbiamo fare in futuro? In futuro dobbiamo fare un management diverso delle ore. La gioventù di oggi non vuole più lavorare così tanto come forse abbiamo lavorato in passato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo fare una formazione molto più ampia e soprattutto molto più di qualità, perché nel passato anche è stato anche questo, che la gente è andata in gastronomia a lavorare perché aveva bisogno di un lavoro, ma non di un mestiere. Questo si cambierà sicuramente in futuro. Cosa vuol dire fare ristorazione in futuro dopo il Covid? Visto che tanta gente ha cominciato a cucinare nelle case, e adesso hanno tanta voglia di nuovo di uscire e di mangiare. Ma mangiare vuol dire anche cultura, vuol dire anche sostenibilità, vuol dire anche diciamo, stare attento su quello che sta succedendo sul mondo. Non possiamo in futuro, dobbiamo stare attento di usare tantissimi cibi che sono veramente coltivati in una maniera non corretta per l'ambiente del mondo, diciamo così. Noi ristoratori abbiamo una grandissima responsabilità di, diciamo di difendere le biodinamici, la biodiversità. Abbiamo una grande responsabilità di lasciare qualcosa ai nostri figli. Dobbiamo cercare la nostra cultura, dei nostri prodotti e fare praticamente un'immagine per tutta l'Europa. La cucina italiana è una dei più migliori che abbiamo in Europa, però dobbiamo stare molto attenti a difendere. E poi dobbiamo anche, secondo me, dobbiamo vedere un po' la differenza se è una cucina ricercata, una gastronomia ricercata, o una gastronomia che viene fatta dall'industria che dice ok, io devo mangiare, ma non mi interessa esattamente cosa c'è dentro. Io penso in futuro la ristorazione di un certo livello deve difendere questa tradizione che quando io da Roma parto per la Bavaria o magari anche in Svizzera, devo sentire il paese dove sono. Mi sono un po' stancato in passato che devo mangiare quasi sempre i piatti simili a Roma o anche a Torino. Dove io penso che abbiamo grande, grande fatica è soprattutto la parte economica. Quando noi siamo in grado di gestire bene il nostro lavoro e ci facciamo anche pagare le cose concrete, siamo in grado di rimanere sano nelle nostre ristoranti. Perché questo sarà il futuro. Che io penso tutti quelli che entrano e che vogliono fare ristorazione, che vogliono dare qualcosa alla gente che viene da fuori, sia in estate, sia anche in inverno, vuol dire che devo usare i cibi veramente della stagione. E Italia ha una grande diversità da cucinare in questo modo. E per me il futuro sarà sicuramente questo, che quando io sto scusate, quando io sto viaggiando in Europa devo sentire il paese. Cosa vuol dire questo in futuro? In futuro vuol dire anche educazione nelle scuole. Non possiamo fare le scuole mense dove si pagano solo 2 euro per mangiare e poi mangiano le cose industriali che ha niente del territorio. Lì dobbiamo cominciare anche noi,
Educazione vuol dire stile, carattere e soprattutto rispetto per l'ambiente. Io penso la cosa più grossa in futuro che noi abbiamo sarà la sostenibilità. La gente chiede da dove sta arrivando l'acqua. La interrompo perché facciamo un po' più fatica a seguirla senza immagini. Ha focalizzato perfettamente degli argomenti che troveranno poi il modo di essere sviluppati. Quindi il primo problema tra tutti che si registra nei ristoranti e quindi negli alberghi, staff qualificati. Ma su questo deve intervenire anche la formazione scolastica. Ci devono essere dei percorsi di accompagnamento. Il secondo, qualità e sostenibilità. Lei è uno degli chef più noti in Italia, stellato, ed è proprio recentissimo il nuovo messaggio positivo che raccoglie l'Italia attraverso le sue guide. Abbiamo 33 stelle in più nel nostro paese. Anche per questo lei è stato scelto come ambasciatore della cucina italiana dall'ICE. Che cosa promuoverà? In parte lei ha anticipato questi argomenti, ma che cosa di specifico farà conoscere della nostra cultura enogastronomica? Allora, io penso per far conoscere la cucina italiana in Europa, sicuramente abbiamo una grande diversità del cibo. Abbiamo una tecnica, diciamo, un modo della cucina mediterranea. Quello vuol dire che diciamo così, c'è anche una cucina solare, perché abbiamo un paese dove tanto tempo c'è sempre tempo bello. Poi abbiamo la grande differenza tra le regioni Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Campania, che hanno già un stile diverso fra l'uno e l'altro. E questo dà veramente notizia, quello che noi dobbiamo praticamente comunicare. E questo è molto importante. E io vedo se la gente sta venendo in Italia, la cucina è sempre anche un motivo per venire in Italia, non solo il mare o la montagna o sciare o magari stare nelle colline. Il fatto è sia il vino, ma sia anche il cibo, che per noi italiani è molto importante dare una comunicazione, una visibilità molto forte al resto di Europa. È quello che mi piacerebbe anche in futuro, non vedere sempre solo i bei piatti che creano i chef che sono bravissimi. Dobbiamo vedere anche come viene coltivato, come il contadino mi racconta da dove sta venendo il prodotto, come viene coltivato, come viene messo, diciamo, in posizione per 2-3 mesi, così si matura di più, eccetera, eccetera. E poi anche la gente che segue tutta questa biodiversità, anche la cultura. Questi sarebbero i miei messaggi, dove la gente ascolta e quando entra in Italia vuole anche vedere queste notizie che noi ci diamo. Con questo collegamento abbiamo reso a tutto tondo questa edizione multimediale del BTO, Chef Inter. Ci lasci con la suggestione di un piatto, qualche cosa che sta preparando oggi o che viene preparata oggi nel suo ristorante? Allora, per il momento ho preso le castagne, ho cotto le castagne, poi sono scusciate, ho setacciate e ho fatto con grano duro, ho fatto l'impasto. Nel ripieno ho preso anche le castagne setacciate con un po' di mascarpone. Ho fatto i ravioli e poi ho cotti, molto 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 corto, 3-4 minuti. Poi ho fatto una salsa di burro con tartufo. E vi auguro buon appetito. Grazie, grazie davvero.